Buonasera e bentornati nel mio canale. Nell'altro video vi ho fatto vedere come trasformare un semplice barattolo di pelati in un bellissimo centrotavola di Margherita. Oggi vi farò vedere come trasformare un barattolo sempre di pelati, ma questa volta più grande, un barattolo da 2,5 kg, in una mongolfiera nascita tipo questa, che può essere anche utilizzata come regalo per la nascita. Qui ho messo il mio orsetto e dei prodotti. Per prima cosa dovremo iniziare a fare questo intreccio. Prima di fare questo intreccio, che può essere fatto con diversi materiali, in questo caso l'ho fatto di cordino, che è quello un po' più costoso perché in realtà il cordino costa molto. L'ho anche fatto che viene anche molto carino, poi vedrete le foto che metterò alla fine del video. Con della gomma Eva, sempre di due colori. In questo caso il cordino è bianco e rosa, lì avevo usato due tonalità del blu. Oggi andrò a realizzarlo, con della lana. Dicevo, prima di partire a fare questo intreccio, la prima operazione che andrò a fare è quella di rivestire questo barattolo con della gomma Eva. Perché? Perché comunque altrimenti, vedete qui un po' si vede perché non l'ho fatto, andavo un po' di fretta, si può vedere la base del barattolo, sia che se togliete l'etichetta, sia se non la togliete, quindi comunque per evitare questo io andrò a ricoprire il barattolo con una gomma Eva della stessa tonalità con cui poi andrò a realizzare l'intreccio. Foderato il barattolo, come potete vedere, in questo caso io non avevo un foglio intero e quindi ho usato due pezzi. Fra l'altro, non sono stata nemmeno precisa perché, come già detto, mi occorre solo per evitare che sotto l'intreccio si veda il barattolo. Prendiamo il nostro materiale. In questo caso, io ho scelto una lana, penso che si veda un po' particolare. Ho scelto due colori, il blu e il celeste. Ora decido quale dei due colori vado a metterlo in senso verticale e quale in senso orizzontale. Nel mio caso ho deciso di mettere il celeste in senso verticale e quindi andrò a ritagliare tante striscette quanto è la lunghezza del barattolo da qui a qui e aggiungo anche un paio di centimetri per risvoltarlo nell'interno. Copro con tutte queste striscioline tutta la circonferenza del mio barattolo. Lascerò una piccola parte, in questo caso io la lascio, vabbè, centrale, piccolo, quindi una piccola parte non foderata che la andrò a foderare poi alla fine, perché da qui partiranno poi tutti gli intrecci, tutte le file orizzontali. Allora, come vedete, io ho lasciato questo spazio, quello che vi avevo detto, e ho incollato tutto intorno i fili, questi celesti. Li ho incollati solo all'interno del barattolo e ho fatto dei fili leggermente più lunghi in maniera tale che li posso poi risvoltare in giù. Ora, una volta che li ho inseriti, mi rendo conto che ci sono. Ho fatto tutto. Ho inserito un numero di fili multiplo di 3 perché gli intrecci li andremo a fare a 3. Ovviamente questo inconveniente non lo avrete se andrete a utilizzare la gomma Eva, perché in quel caso andrete a utilizzare delle strisce da 2 cm. Allora, quindi a questo punto mi rendo conto che ci sono degli spazi vuoti. In questi spazi vuoti vado ad inserire i fili. Ne inserisco sempre il numero, sempre 3 o multiple di 3. Quindi io in questo caso ne inserirò uno qui e uno qui. Allora, questa è la mia parte di dietro, quindi non la inserirò. Cosa faccio? Una volta che ho inserito questi fili e quindi sono belli stretti, quindi poi controllerò anche il resto. Vado a misurare la larghezza del mio barattolo, quindi prendo un semplice centimetro e misuro la larghezza. Nel mio caso sono 52 centimetri. Una volta che ho
realizzato, che ho misurato il barattolo, ne aggiungo 3-4 centimetri, quindi la mia lunghezza sarà 57. Cosa faccio? Vado a tagliare dei fili dell'altro colore che avevo detto nel mio caso del blu, della lunghezza di 57 centimetri. Ne taglierò 3 alla volta perché gli intrecci in questo caso vanno fatti per un filo per volta. Ho tagliato 3 fili, come vedete, del colore blu. Cosa faccio? Vado nello spazio che ho lasciato vuoto e li vado ad incollare con un po' di colla a caldo. Con la gomma eva è molto più facile perché abbiamo delle strisce. Cosa faccio? Faccio passare questi 3 fili sotto 3 fili, questi fili blu sotto 3 fili, di quelli celesti. Quindi lo faccio passare sopra 3 fili di quelli dei successivi 3 celesti, quindi 1, 2, 3. Ora lo faccio passare sotto i fili, gli altri 3, in questo modo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vedete? Così. Quindi lo faccio passare sopra, cioè uno sopra e uno sotto. E continuo così facendo tutto il giro, quindi 3 sopra e 3 sotto, 3 sopra e 3 sotto. Ritornati dal punto di partenza, cosa faccio? Vedete, ho fatto tutto l'intreccio, vado a fermare con un po' di colla, non qui, ma sul penultimo. Questo lo lascio libero perché poi dovrò inserire l'ultima striscia per coprire questa parte, quindi dovrò continuare l'intreccio. Io lo vado a fermare con un po' di colla qui, vedete? Ho fermato e vado a rimettere i miei 3 che avevo messo all'interno, 1, 2, 3, e lascio così. Ora continuerò sempre ripartendo da qui, dal mio punto vuoto, con altri 3. Ho incollato sempre sullo spazio che ho lasciato vuoto. Qui lo faccio passare sopra, mentre la striscia precedente l'avevo fatto passare sotto, vedete, comincia già a vedersi l'intreccio. Quindi lo faccio passare sopra il celeste, mentre di qui era passato sotto, e continuo così. Qui invece lo faccio passare il celeste, i 3 celesti li farò passare sotto, vedete, e questo è il mio intreccio. 3 sopra e 3 sotto. Allora, sono arrivata alla fine, come ho detto è semplicissimo, dovete solo stare attenti a non saltare qualche passaggio perché altrimenti poi non vi ritroverete con gli intrecci. Ora, una volta che io sono arrivata qui dove c'era lo spazio vuoto, come ho detto, vado a fissare con un po' di colla sull'ultimo blu che passa sui celesti. Non fisso, ripeto, quest'altra parte perché dovrò aggiungere altri 3 celesti per coprire la parte dove ho incollato il blu. Quindi a questo punto ho fermato il tutto e vado a ricominciare da qui dallo spazio vuoto e vado sempre ad incollare i miei 3 blu. Ho collato le mie 3 strisce blu sempre nello spazio che ho lasciato vuoto e quindi rinizio facendole passare sopra. Ora è un procedimento veramente semplice ma di effetto. L'unica attenzione che dovete avere è quella di non saltare uno sopra e uno sotto perché altrimenti non vi ritroverete con l'intreccio. Vedete, in questo caso i miei 3 li farò passare, eccoli qua tutti e 3, li farò passare sopra. E continuo così, quindi questi 3 sotto e continuo con l'intreccio fin quando, ripeto, non ho finito tutto il barattolo. Arrivato all'ultimo blu, come vedete, io ho finito, questo è il mio ultimo blu, procedo sempre allo stesso modo, con l'unica differenza che, essendo l'ultimo, vado a incollare, così mi ritrovo bene alla fine. Vado a incollare questi celesti, vedete? Li vado a incollare la parte di sotto del barattolo. Dopo averli sistemati, quindi allargati, stretti in base a come si trovano, procedo in questo modo, quindi con ognuno di questi celesti, semplicemente con un po' di colla a caldo.
E proseguo così per tutti i celesti che sono i fili orizzontali. Allora, incollate tutte le strisce blu, vado a tagliare, va bene, l'eventuale eccedenza qui sotto e vado ad inserire l'ultima striscia. Vi ricordate, avevamo lasciato qua l'ultima striscia celeste, le ultime tre celesti. Ora, difficilmente riusciremo ad avere un intreccio perfetto, nel senso che sicuramente non si rincontreranno i due intrecci, quindi io proseguirò con l'intreccio che ho fatto qui. Mi raccomando, quando fate le strisce orizzontale, cioè queste blu, nel mio caso, ricordatevi sempre di fissarle all'ultimo con un po' di colla, perché altrimenti voi lavorate per nulla, perché l'intreccio si scioglierà tutto. Ora, detto questo, un po' li vado a sistemare e il mio barattolo, lo vedete, è pronto, è molto carino, molto morbidone. Allora, per non far vedere appunto dove finisce la copertura, io vado a foderare l'interno con una striscia di gomma Eva. Non è necessario foderare la base, perché qui poi andremo ad incollare il palo che reggerà il pallone. Quando si fodera un barattolo, la parte da lasciare, quindi quella da dove inizia, la parte più brutta è quella davanti, perché guardate, c'è, cioè, cosa si vede? Si vede la parte di dietro. Quindi mi raccomando, partite da davanti, così la parte di dietro è perfetta, invece la parte davanti no. Una volta foderato, prendo un semplice bicchierino, questi delle aste portapalloncini, e lo vado ad incollare sul centro del barattolo. Su questo bicchierino poi inserirò un'assa. Ora, qui ho preso un'asta in plastica. Se voi avete invece un'asta in alluminio, un tondino in alluminio da 4-6 mm, è meglio, perché regge di più. Incollo e poi a questo punto andrò a gonfiare un pallone. Allora, ho avvolto intorno al mio paletto un strino celeste, perché a me non piace lasciarlo così, e ho incollato alla base, alla sommità, un altro bicchierino, sempre di quelli portapalloncini. Prendo il mio pallone, che ho intenzione di metterlo sulla mongolfiera. Potete mettere anche dei bubble con dentro dei palloni o delle piume o ancora dei petali, quello che volete. Io uso un mylar, perché comunque durano di più. Allora, cosa faccio? Intorno al picciolo vado a girare il modellabile e faccio un semplice nodo del modellabile. Allora, una volta che ho legato il modellabile, vado a posizionare il mio pallone all'interno del bicchierino. Tiro bene, vedete? Tiro bene e poi vado a legare, facendo passare anche il modellabile all'interno del bicchierino diverse volte. Quindi tiro e faccio un nodo. State attenti che se i bicchierini hanno delle punte potrebbero rompervi il vostro pallone. Quindi tiro, ok? Tiro bene e faccio 2-3 nodi e taglio l'eccedenza solo del modellabile. Vedete quello che vi dicevo? Con la plastica non riesco a mantenerlo molto bene. Cioè, se avessi usato una stanghetta in alluminio, questo sarebbe stato ben fermo. Allora, taglio l'eccedenza e vado a posizionare un fiocchetto alla base del mio bicchierino, per non far vedere dove ho unito. Allora, come potete vedere, ops, non avete visto perché mi è caduto, ho messo dei fiocchi sia da una parte che da un'altra per coprire la base dove ho messo il pallone.
In questa composizione ho messo il mio elefantino che ho realizzato con un calzino. Se fate un giro sul mio canale YouTube troverete sia il video tutorial con cui ho realizzato questo elefantino, sia il video tutorial di come realizzare facilmente dei fiocchi e sia il video tutorial dell'orsetto che vi ho fatto vedere all'inizio. Questo è il mio, questa è la mia mongolfiera nascita, terminata. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale per non perdere i miei nuovi progetti.